Gli albergatori della Versilia guardano le feste natalizie con ottimismo. Gli arrivi, spiegano, dovrebbero essere come nel 2019, nel periodo pre-pandemia. Quindi, non male per il Natale, che comunque non è un periodo molto richiesto, con aumento di prenotazioni per la settimana di Capodanno. Un ottimismo diffuso, anche se con molta probabilità mancheranno alcuni mercati importanti dell'Oriente e dell'Est europeo, i cosiddetti visitatori alto spendenti. Quindi, per questo periodo di feste natalizie, i turisti saranno soprattutto italiani, che prevalentemente preferiscono visitare la nostra Versilia e le città d'arte come Lucca, Pisa, Firenze. Importanti le prenotazioni last minute, che aumenteranno senz'altro, soprattutto in base agli eventi che verranno organizzati sul nostro territorio. Come tutti gli anni, diciamo, non siamo famosissimi per il Natale, le persone magari arrivano soprattutto 26-27, più per festeggiare il Capodanno che non proprio il Natale. Qualche prenotazione ce l'abbiamo in linea con gli altri anni, se devo essere sincera non ci sono questi grandi stravolgimenti. Dal 26-27 sì, cominciamo ad avere invece un buon numero. La voglia di divertirsi c'è e quindi i comuni della Versilia faranno conoscere quanto prima il calendario degli eventi per invogliare a scegliere la nostra costa piuttosto che altrove. Insomma, una ventata di ottimismo anche per recuperare rispetto alla situazione dei primi mesi del 2022 con la pandemia ancora in corso, sia per gli aumenti delle bollette dell'energia e per un rincaro generalizzato dei prezzi. In grande ripresa per le Esplanade di Viareggio. Il boom degli eventi aziendali, come riferisce il direttore amministrativo. Dopo la pandemia c'è stato il boom di eventi aziendali, cene di gala, Christmas party e finalmente si ritorna un po' a vivere alla normalità.